Sembra che un'altra cosa che ci servirà saranno questi live root, perché così potremo fare l'iron wood che servirà per craftare questi tile che ce ne serviranno abbondanti, molto abbondanti. Sembra che per farli abbiamo bisogno delle root che si ottengono da questi. Ora, non so bene come si ottengano, ma immagino che siano degli alberi che spawnano qui intorno, perché non mi sembra di vederne tantissimi. Per esempio, tu me la dai la root? Sì, ok, quindi ci darà la root che poi metteremo nel Biogenic Insulator e ce ne darà una, forse due. Quindi ci basterà fare, o sarà un po'. Ok, si può tutto fare. Nel frattempo vi faccio vedere che funziona da qui, infatti possiamo liberarci l'inventario molto tranquillamente. E ora ci servirebbe un Raven. Non voglio l'overmod, grazie. Un'altra cosa che ci servirà saranno due tipi di spawner da questa dimensione. Uno è quello dei druidi qui presenti, che ce ne prendiamo subito. Abbiamo preso. Ok. Perché questi druidi ci daranno per l'appunto le torce berry che ci serviranno per il mana infused e anche per la mappa, se riesco a trovare un Raven. Gli uccellini non riesco a trovarli. Sembra che prima del Raven abbiamo direttamente trovato un Naga. E ci basterà arrivare al centro per farlo spawnare e iniziare a picchiarlo. Dovremmo fargli abbastanza male, così non dovrebbe farne troppo a noi. Se riuscisse a colpirti. Ripeto, se riuscissi, allora sembra che la nostra spada non sia neanche troppo forte, però direi che va bene. Zero cuori di danno, mi sembra buono. Non ho gaschine, cose non ci interessano. E stiamo anche andando avanti con le quest. Sì, Naga, il prossimo è il Twilight Lich. Vediamo se adesso trovo prima il Raven oppure il Lich. Ok, ne abbiamo trovato uno. Eccolo qua. Ci darà questo Raven, che noi utilizzeremo per fare questo giusto, giusto. Possiamo farne solo uno per il momento, però dovremmo essere in grado di fare tutto. Esatto, ecco qua la nostra mappa, e ci dice che qui avanti c'è un boss da battere, quindi c'è anche la Ghast Tower. Sì, direi che provo a vedere cosa riesco a trovare. Sembra che io abbia trovato la struttura, ma ovviamente non rispettando l'avanzamento di livello della Twilight Forest, non mi fa accedere. Quindi dobbiamo trovare prima un Lich. Ed ecco qui il nostro primo Lich. Una cosa che ho notato stando giusto un po' qui e girando un attimo. Ok, quindi come stavo dicendo, qui il jetpack vola via come niente. Ce l'abbiamo già al 23% e ce l'avevamo partiti col 100%, io penso di andare sul sicuro, ma a quanto pare no. E adesso avremo la nostra battaglia con Lich. Se non sbaglio. Esatto, dovremmo fargli rimbalzare le palle di Enderpearl verso di lui per distruggergli gli scudi. Ok. E una volta distrutti gli scudi,
Si può iniziare a pestarlo di tutto con la spada. Dove? Altro sto spawnando anche questi fastidiosissimi mob che mamma mia. Sto per morire. Mi è sembrato di star per morire. Quanto danno fai? Ok, morto. Ci ha dato un paio di oggetti d'oro incantati, questo scettro che ci consentirà l'accesso alla prossima fase, che sarà il Minashroom. Ok, vediamo se possiamo entrare nella zona dove interessa noi oppure no, in caso ci troviamo nel labirinto. Nel frattempo che il jetpack si è scaricato praticamente quasi completamente, abbiamo trovato questo, che non so se possiamo affrontarlo adesso oppure no, ma in teoria dovrebbe essere l'ultimo, quello che mi risulta, però possiamo sempre provarci. Andiamo dentro queste ceste. Cosa? Possiamo trovare gli Arctic Boots, ma questi sono fatti da questi, che sono fatti da questi, da questi, da questi. Ah, interessante, si possono trovare delle belle cose. Abbiamo pure trovato un arco, per caso Infinity funziona anche se non hai freccia nell'inventario. Quanto pare sì, abbiamo trovato il nostro arco, stavo giusto per tornare a farne uno, ma quanto pare non serve. Quindi, la regina sarà qui, a questo punto. Quindi là c'è la cesta. No, altra cesta in cui abbiamo altre cose che butteremo, perché tanto abbiamo uno storage enorme e pure wireless, quindi non ci preoccupiamo proprio di niente. Bella, sei qui? Forse? Sembrerebbe di sì. Eccola qua. Se riesco a ucciderti prima che il mio jetpack finisca, forse ce la posso fare. Se questi già smettessero di in mezzo, ok. È caduto. Oh, ti sei bloccata qui da sola? Grazie, non servivi. Che battaglia noiosa. Credo sia giunta ora di andare per l'epiolatri. E per farlo ci serviranno praticamente tutti i rack che abbiamo più un paio di blaze rod. Quindi vediamo un po'. Non sono sicuro per questa. Per questa ci vuole un altro po', però questa fa 11, la nostra fa 13, però è più bella. Quindi credo che ci terremo questa, anche perché ci dà. Oh, non lo so, mi piace di più rispetto a questa della Tinker, che è un po'. Cioè, per livellarla dobbiamo davvero metterci a. O mettere un automatic user qui sotto che ce la porta a livelli stellari, però anche dopo un po' diventa lunghetta la faccenda. Basta guardare il piccone che vuole 128.000 di esperienza per salire di un singolo modifier. Quindi questa per ora ce la teniamo qui. Eh già. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Nel frattempo sto aspettando che il jetpack si ricarichi al 100%, appunto perché la velocità con cui viene risucchiato è velocissima. Ok, ci siamo. Ne ho appena ucciso uno.
Ucciso uno slime e adesso dovremmo riuscire a danneggiarlo e ottenere il nostro ectoplasma. Ottimo. Ok, abbiamo appena sconfitto il Minotauro, ma questo non ci garantirà l'accesso alla prossima zona che sarà l'Idra. Prima di farlo abbiamo bisogno di mangiare questo Mythstroganoff. Una battaglia contro l'Idra, davvero molto entusiasmante. Chissà chi vincerà. Battaglia l'ultimo respiro. Sembra che per progredire nella fase delle armature sia necessario questo Alpha Yeti Fur. Ora, dato che quant'è che ne abbiamo? Ne ho sconfitti 2 e 3, ne abbiamo 21 e non credo siano indispensabili, abbiamo bisogno di farmare più di questi Alpha Yeti. Come facciamo con questo aggeggino che è tanta roba? Noi sostanzialmente lo tocchiamo con questo e gli pigliamo il DNA. Ok, come stavo dicendo, tasto destro, DNA. Quando lo combineremo con un bucket di esperienza e lo daremo a una gallina, la gallina esploderà e ci dropperà un uovo che potremo utilizzare per iniziare dall'interno di uno spawner in combo con l'apoteosis, e così facendo potremo spawnarne di infiniti. Questa meccanica ci sarà molto utile per killare molti altri mob, quindi per quello ne ho fatti di più. Magari credo che lo farò anche off camera, forse mi troverete con delle uova pronte per essere convertite in spawner di quelle uova. E rieccoci qui nel prossimo labirinto. Per poter accederci però dovremo posizionare uno dei nostri trofei. Che so, per esempio quello del Naga, che ne abbiamo anche due, qui sopra. In questo modo sbloccheremo tutto e possiamo pure riprenderci queste cose. E finalmente, dopo una lunga ricerca, siamo finalmente giunti dinanzi al nostro prossimo boss, che forse ci darà un po' più del filo da torcere. Non sembrerebbe neanche troppo. In realtà questo forse potrebbe farci anche qualcosa di utile, quindi magari potremmo neanche. Oh sì, che dopo qualcosa di utile. Com'è che si chiama? Mob. Ne facciamo subito uno. Ok, l'abbiamo preso. Così in caso se non abbiamo già tutte le armature ce le possiamo farmare. Ah, era lui il boss. Ok, cosa abbiamo qui? Tutto quello che poteva servirci. Ora la mia domanda è, ma noi? No, ci mancano i piedini da Mario. Ok, al prossimo boss. Ora che siamo qui, oltre a battere il boss, dobbiamo prenderci questo. Che è... Scusi, voglio prendere il suo DNA. Eccolo qua. È quello che ci dropperà il Boiler Essence, che è quello che ci serve per fare il carmine, quindi dovremo farmarlo obbligatoriamente. E ok, il procedimento è molto semplice: ci prendiamo tre secchielli, li mettiamo da parte in meglio, teniamo uno, due e tre, che sono proprio quelli che ci servono.
Vedi anche nel Phantom e Tower Termite. Ora ce n'è anche un altro che ci seguiva. L'ho preso perché abbiamo lo spawner. Il Blaze, Blaze, Twilight Forest, esatto. Tu no. Eccolo qua, questo. Abbiamo già gli spawner. Quindi per gli altri invece bisogna delle uova per poter cambiare questo. Ed eccoci qui nella nostra dimension per trovare i colli. Quindi uno. Due. E tre. Ecco qui i nostri spawned. Ora abbiamo uno di zombie, uno di zombie e un altro di zombie. Giusto, sì, quindi e zombie. Se facciamo il tasto destro con lo spawning possiamo cambiarli. Adesso ce li riprendiamo con il silk touch. Come stavo dicendo, ci riprendiamo con silk touch. E intanto uccidiamo questi bellissimi phantom. Ho messo gli spawner qua sotto. Ho messo il controllo di redstone, delle netherstar, così saranno sempre attivi, e ci ho aggiunto il loro drop qui. Quindi abbiamo 700 borer essence, 400 berry, raw fish non so perché, e 512 armor shard, tutti nadati con infinito e bloccati. Quindi adesso possiamo iniziare a fare le nostre ricerche con l'arcane. Come stavo dicendo, le nostre ricerche con l'Arcane Workbench. Ecco qui. Potremmo avere anche una quest completata. No, ce l'ho da dopo. Possiamo già fare l'inscription tile. Ah, in realtà sì. E questo sarà un processo piuttosto lungo. Cioè, allora, a me personalmente piace questa mod perché ti offre anche dei grandiosi buff, inoltre sarà anche l'armatura che vorrò utilizzare per il resto, almeno fino a che non avremo delle armature molto buone. Ti dà dei buff come ad esempio la distanza dei blocchi. A un certo punto, quando dovremo fare delle richieste, però da vedere, credo che sia un po' pallosa, quindi credo che salterò tutti i crafting. Cioè, mi faccio tutte queste quest tranquillamente da solo e poi, cioè, alla fine, se volete sapere come si fa un tutorial in questa mod, è meglio di come potrei spiegarlo io. Mettiamola così. Giusto un piccolo recap, sto craftando tutto quello che ci serve per fare la nuova armatura. Eccolo qua, abbiamo i nostri pezzi, le ricerche le ho già completate, sono arrivato fino al Water Rubes e ora dovremmo essere in grado di craftare tutta l'armatura di acqua. Questo e questo, ed ecco qui la nostra nuova armatura. E la metteremo al posto di questa. Come vedete, i nostri cuori stanno già aumentando perché ha un health boost. Oltre ad avere uno sconto sul mana dell'acqua, è indistruttibile. Cioè, non ha la durabilità e questo ci consentirà di non preoccuparci di dover, come ad esempio per il metal, sostituirlo o cose del genere. Jetpack ce lo terremo comunque perché ci servirà e basta, questa è l'armatura. Ben ritrovati, ho completato praticamente tutte le quest a parte questa che ci servirà ancora un po' perché dobbiamo entrare nella botania. E sono qui nell'Hunting Dimension, mi sono portato questi tizi che si trovano nel Nexus.
per potermi portare avanti con incantamenti e cose del genere. Se magari qualcuno di voi potesse essere curioso in cosa consiste, tu vai qua, ti dice: ehi, fammi questo. Può essere uccidere dei mob come portare degli oggetti. Quindi, vai qua, can I ask about quest? Thank you. Vorrei avere una nuova quest e ti dirà: adesso uccidimi 10 creeper. Una cosa che non so se è positiva o meno, credo di sì, è che uno con questo incantesimo, che è il terzo, ti vedi in alto a sinistra, il primo ci darà rigenerazione 2, il secondo dovrebbe, ok, sì, fa muovere più lenti i mob. Molto più lenti. Il terzo invece li danneggia. La cosa interessante è che li danneggia anche da questa distanza e li uccide anche. Ha il costo di mana, che è un'entità di questa mod, non quello della Britannia, e che quindi è pressappoco che infinito. È la barra in alto a destra, no, in alto a sinistra, blu, che sta cercando di. A me, insomma, quella. Questa qui. E quello che sto facendo è continuare ad andare alle quest, perché le quest ti sbloccano le skill and abilities. Io sono arrivato fino al livello 6 di quello dell'acqua, fino al 5. No, fino al 6 di quello della natura. Terra, e fino al, beh, c'è scritto qui in alto a destra, e fino al 5 di quello dell'aria. Volevo giusto farvi un breve recap, perché mi sembrava giusto. Questa cosa secondo me è un'arma da distanza OP. Inoltre questa armatura me la sono incantata un pochino e devo dire che non è affatto male. Beh, volevo arrivare fino a questo. Health item repair slowly over time, il che vuol dire che ci riparerà qualsiasi item, credo. E questo invece è il magnete, però questo era quello a cui puntavo. Vediamo se riesco ad ottenerlo. Ok, diciamo pure che non sono riuscito a sbloccare quello che volevo, cioè questo. Per motivi a me sconosciuti, probabilmente dovevo fare anche le ricerche del fuoco, però non lo so, forse le farò in un secondo momento. Una cosa davvero interessante è Reach. Questo Reach, noi permanentemente, solo perché abbiamo fatto queste ricerche, che non sono incluse nelle quest, ma ho voluto farle appunto perché ci daranno dei vantaggi notevoli, è la distanza da cui possiamo toccare o piazzare blocchi. E questo Reach è davvero, davvero potente. Cioè mi aiuterà un sacco. Inoltre, ogni volta che tocchiamo l'acqua abbiamo Night Vision, abbiamo questi incantesimi. Credo che il più utile sia quello dell'acqua al terzo, che ci permette di danneggiare i mob a distanze veramente assurde. Basta. Eccoci qui nell'overworld. Qui abbiamo il nostro setup per la Void Forge. Abbiamo anche un Void Crystal e in questo esatto momento vedremo quanto mana sono riuscito ad accumulare utilizzando le quest. 520. Non è affatto male, perché se adesso proviamo a vedere la velocità, dovrebbe essere abbastanza veloce. Oh sì, tanto veloce. E ho anche fatto un paio di Simple Crystal. I Simple Crystal, ora che abbiamo sbloccato tutte le ricerche, sono diamanti,
Era secondo qui dentro, paf, paf, botta a botta. Quindi direi che per questo episodio un po' strano e che è abbastanza lungo possa essere tutto. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao.